Bella ragazzi, sono Pulsar e benvenuti nel video più veloce che potrete trovare per sapere tutti gli aggiornamenti importanti nella stagione 4, capitolo 3 di Fortnite. Andiamo subito a vederli. Parliamo dei cambiamenti della mappa. Ci sono molte nuove zone, la maggior parte di quelle nuove sono corrotte dal cromo, che è questo blob metallico che si sta espandendo in tutta la mappa di Fortnite, e rompendo oggetti cromo troviamo bombe cromo che troviamo anche come loot normale, ma ne parleremo tra un attimo. Ci sono anche diversi vault, casseforti, che si possono aprire con delle nuove chiavi che troveremo principalmente aprendo dei forzieri epici. Quando abbiamo delle chiavi in inventario, aprendo la mappa possiamo vedere i vault più vicini. Queste chiavi non occupano slot, un po' come la corona, e le vediamo in basso a destra sopra i materiali. Per la mobility ci sono delle piattaforme di lancio che ci sparano all'interno della mappa e delle nuove mongolfiere sulle quali con una zipline possiamo salire e volare lontano nella mappa oppure riatterrare sulla mongolfiera per mantenere l'high ground nella modalità zero costruzioni. Vista la mappa parliamo degli oggetti. Sicuramente il più importante, il più innovativo, quello che cambia le meccaniche è la bomba cromo. La trovi in giro o come ho detto prima rompendo degli oggetti cromo. Lanciandola farà un effetto splash che trasformerà noi in cromo e tutti gli oggetti che abbiamo vicino o avversari e alleati che abbiamo vicino. Questi oggetti che trasformeremo in cromo possiamo rifarmarli per trovare altre bombe cromo oppure i forzieri aprirli per trovare armi cromo di cui parleremo tra un attimo. Mentre noi siamo in forma cromo, intanto l'effetto durerà abbastanza, credo un minuto, forse anche di più. Se iniziamo uno sprint, una corsa, diventiamo un blob cromo e con il tasto sinistro del mouse, quello della mira, potremo effettuare degli sprint che consumeranno stamina e viaggiare molto velocemente per la mappa sotto forma di blob. Se mentre siamo in forma cromo facciamo uno sprint, o mentre siamo blob con il tasto destro, o mentre siamo in forma cromo con il tasto dello sprint, contro un muro lo attraverseremo. Il muro lo possiamo attraversare se è in forma cromo il muro o siamo in forma cromo noi. Mentre siamo in forma blob, inoltre, quindi quando abbiamo iniziato una corsa e diventiamo il blob in forma cromo, non prendiamo danni da caduta. Attenzione però, perché se siamo invece in forma cromo ma normali, non blobbati, prenderemo danni da caduta. Ci sono anche due nuove armi cromo, la R, il vampa fucile cromo e il pompa cromo, che hanno una meccanica tutta nuova, una barra in basso a destra che ci permetterà di aumentare la rarità dell'arma facendo danni. Attenzione, possiamo fare anche danni agli animali per potenziare l'arma. Un altro oggetto nuovo è il bunkatile, che un po' come il fortatile ci permette di costruire un riparo veloce, utile soprattutto in modalità zero costruzioni. In più, dove c'era prima il santuario, adesso c'è una zona completamente corrotta dal cromo e c'è al suo interno un boss che spawna anche dei lupi di cromo e uccidendolo ci darà il burst, il vampa mitico cromo. Quindi non servirà potenziarlo perché è già mitico. Inoltre sono tornate diverse armi come il pompa a leva, la mitraglietta silenziata, ora anche in forma oro e viola che prima non c'era, la mitraglietta super veloce, la Rapid Fire SMG, anche in forma mitica, e il cecchino semiautomatico con tre colpi che c'era inizio season, ma attenzione perché è stato buffato e adesso farà un headshot con più di 250 danni. Questo vuol dire che sono tornati gli headshot letali dei cecchini su Fortnite, quindi in qualunque momento possiamo essere colpiti alla testa sia in modalità zero costruzioni che in modalità con le costruzioni ed essere one shottati, uccisi istantaneamente da un colpo di cecchino. Se il video ti è tornato utile lascia un like e iscriviti al canale per altri video come questo, e per essere pronto a questa stagione 4 e migliorare un po' su Fortnite ti consiglio questo video qua sopra su delle meccaniche innovative per vincere gli 1v1. Da Pulsar è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi, bella!